Senti, ascolto, qua avete fatto il sopralluogo Sì, ieri sì, in via sì, Pietro sì, sì. Castelli, Benissimo. e però dovete chiudere i verbali, cioè non avete trovato il signor Luca che è morto. Proprio Cosa citati. scriviamo nel verbale? Morte? Oh, allora scrivi. Morte naturale. Morte naturale. Benissimo. Naturale. Ok, morte naturale. Ma non è possibile, morte naturale. Come? Cioè, questo ha preso 23 pugnalate. Ah, che morte naturale. Con 23 pugnalate è naturale che muore. Oh, sono 23 pugnalate, perché è brutto che ne ha preso qualche un punto di più. Buongiorno. Mi dica. Volevo un biglietto per l'aereo. Sì, per dove? È indifferente, è un regalo. Per mia moglie. Basta che se ne va. E facciamo estero? Sì, più all'estero possibile. Se possibile, più. Esteriamoci. Amo, che è successo? Ho la sensazione che nessuno mi voglia, a parte te. No, tesoro, ti sbagli. E perché? È perché manco io ti voglio. Ah, Lascia per scherzo. c'è brutta cosa. Va bene, me la vedo io. Ok, ciao. Allora, dobbiamo fare una lista di tutte le cose che servono. A disposizione. Prendi carta e penna. E non ce le abbiamo. Allora, scrivi carta e penna. Che altro serve? Basta. Noi, che bello, che bello. Amore, che c'è? Ti amo come se fosse il primo giorno. Amore, che ieri ci siamo conosciuti. Chiedi a quella se sa la città che ha conquistato Ulisse. Ma è Troia, lo so, però chiedere lo stesso. Può darsi che lo sa, scusa. Ognuno fa della sua vita, però. Se ha studiato, lo sa. Permesso. Buongiorno. Buongiorno. C'è qualcuno? Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo sapere le Arrivo. Buongiorno, mi dica. Buongiorno. Un'informazione per quanto riguarda i tatuaggi. È nel posto giusto. Visto che per me è la prima volta, diciamo, volevo fare un tatuaggio. Volevo sapere però se fa male, doloroso. Dipende dalla zona. Io sono di Bari. Cioè, diciamo, nativo a provincia di Bari, però Bari adesso ci vivo, quella è la mia zona. Lì poco poco fa male. Sì. Tante volte ho detto a mia moglie, andiamo a Brindisi, a Lecce, a qualche altra parte, niente a Bari. C'è ragione. Siamo costretti proprio nati per soffrire.